Spesso ci troviamo immersi in un flusso incessante di pensieri, emozioni e reazioni automatiche, senza nemmeno rendercene conto. Ma cosa significa davvero vivere nell'incoscienza? E come possiamo sviluppare una maggiore consapevolezza per liberarci da questa condizione? Benvenuto o benvenuto su Crescita Personale e Finanziaria. Nel corso di questo video di Eckhart Tolle esploreremo i diversi livelli di incoscienza che spesso sperimentiamo nella nostra vita: l'identificazione con la mente, con le emozioni, con il ruolo sociale e con il tempo. Vedremo come queste identificazioni ci imprigionano e ci impediscono di vivere appieno nel momento presente. Tuttavia, non tutto è perduto. Esiste una via verso la consapevolezza, un cammino che richiede un impegno e pratica costante. Tolle afferma che, sebbene si ammetta l'illusorietà del tempo, tale constatazione non comporta un impatto significativo sulla nostra esistenza. Siamo comunque chiamati a vivere in un mondo interamente regolato dal tempo. Accogliere questa verità a un livello puramente intellettuale rappresenta soltanto una credenza priva di rilevanza pratica. Per comprenderla appieno è necessario sperimentarla direttamente. Solo quando ogni cellula del nostro corpo è totalmente presente e pervasa di vitalità, e quando siamo in grado di percepire questa vitalità come una gioia dell'essere in ogni istante, possiamo affermare di esserci liberati dall'asservimento al tempo. Tuttavia, dobbiamo comunque far fronte ai pagamenti delle bollette di domani, invecchiare e affrontare la morte come tutti gli altri. Pertanto, come possiamo realmente proclamare di essere liberi dal tempo? Dice Eckhart Tolle: le bollette che attendono domani non costituiscono una questione problematica. La morte del nostro corpo fisico non rappresenta una vera preoccupazione. Il problema vero risiede nella perdita del momento presente, o meglio, è l'illusione fondamentale che trasforma le emozioni e gli eventi in questioni personali e fonti di sofferenza. La mancanza di consapevolezza del momento presente equivale alla negazione del nostro essere. Essere liberi dal tempo implica liberarsi dalla necessità psicologica di identificarsi con il passato e cercare soddisfazione nel futuro. È una profonda metamorfosi della consapevolezza che va oltre ogni capacità immaginativa. In rari casi, questa trasformazione si manifesta in modo spettacolare e radicale, una volta per tutte. Tuttavia, nella maggioranza dei casi, la maggior parte di noi deve impegnarsi attivamente per raggiungerla. Quando si sperimentano i primi istanti di consapevolezza al di là del tempo, si inizia a navigare tra le dimensioni della temporalità e della presenza. Inizialmente si diventa consapevoli di quanto raramente la nostra attenzione risieda veramente nel momento presente. Tuttavia, il solo riconoscere la nostra assenza rappresenta un notevole successo. Tale consapevolezza è la presenza, sebbene possa sfumare rapidamente dopo pochi istanti. Successivamente, con una frequenza crescente, si comincia a scegliere di concentrare la nostra consapevolezza sul presente, anziché rivolgerla al passato o al futuro. E quando ci rendiamo conto di aver perso il momento presente, siamo in grado di rimanervi non solo per qualche istante, ma per periodi di tempo più prolungati. Prima di stabilizzarsi nello stato di presenza, ovvero prima di raggiungere una consapevolezza completa, si continua ad oscillare per un certo periodo tra la consapevolezza e l'incoscienza, tra lo stato di presenza e lo stato di identificazione con la mente, che si verifica quando perdiamo il contatto con il momento presente. Alla fine, la presenza diventerà lo stato predominante.
Per la maggior parte delle persone, la presenza passa inosservata o viene percepita solo casualmente e per brevi istanti in rare occasioni, senza che venga riconosciuta per ciò che realmente rappresenta. La maggior parte degli esseri umani non oscilla tra consapevolezza e incoscienza, ma rimane confinata in diversi livelli di incoscienza. Quando mi riferisco a diversi livelli di incoscienza, intendo indicare la tendenza comune di identificarsi e rispondere automaticamente ai pensieri, alle emozioni e alle circostanze esterne senza una piena consapevolezza di ciò che accade. Questo stato di incoscienza può manifestarsi in diverse modalità. Identificazione con la mente. Molte persone vivono interamente nelle loro menti, identificandosi completamente con i loro pensieri e credendo che questi rappresentino la loro vera identità. Ciò comporta un costante flusso di preoccupazioni, giudizi e analisi che possono generare stress, ansia e insoddisfazione. Identificazione con le emozioni. Allo stesso modo, molte persone si identificano completamente con le loro emozioni, permettendo così loro di dominare e controllare il loro stato d'animo. Ciò può portare a reazioni impulsive, esplosioni di rabbia, depressione o dipendenza emotiva da situazioni o persone esterne. Identificazione con il ruolo sociale. Spesso ci identifichiamo anche con il nostro ruolo sociale, come il nostro lavoro, il nostro status, la nostra relazione o il nostro ruolo familiare. Questa identificazione ci fa credere che la nostra importanza e il nostro valore dipendano dal nostro successo in tali sfere, generando così ansia e pressione per soddisfare le aspettative degli altri. Identificazione con il passato e il futuro. Molte persone trascorrono gran parte del loro tempo vivendo nel passato o preoccupandosi del futuro. Ruminano sugli errori passati, rimpianti e rimorsi, o si preoccupano in modo ossessivo del futuro, generando ansia e stress. Questa identificazione con il tempo può impedirci di essere pienamente presenti nel momento attuale. La via per raggiungere la consapevolezza e liberarsi dall'incoscienza implica il riconoscimento di questi diversi livelli di identificazione e la pratica per portare l'attenzione consapevole al momento presente. Attraverso la meditazione, la consapevolezza e l'autoindagine possiamo imparare ad osservare i nostri pensieri, le nostre emozioni e le nostre reazioni senza identificarci con essi. In tal modo possiamo sviluppare una maggiore libertà interiore e un senso di pace e soddisfazione indipendenti dalle circostanze esterne. Si tratta di un cammino di consapevolezza e crescita personale che richiede impegno e pratica costante, ma può portare a un profondo cambiamento della nostra esperienza di vita, permettendoci di vivere appieno nel momento presente e di connetterci con la nostra vera natura al di là delle limitazioni temporali. Quindi, ti invitiamo a continuare il tuo viaggio di consapevolezza e ad abbracciare la pratica della presenza, esplorando ulteriormente il potenziale della tua consapevolezza. Sii aperto o aperta a sperimentare una trasformazione profonda nella tua esperienza di vita. Liberati dall'incoscienza e apri le porte a una maggiore gioia, pace e realizzazione personale. Sei mai stato o stata in grado di vivere il momento presente? Ci piacerebbe molto conoscere la tua esperienza in merito. Scrivilo qui sotto nei commenti. Ti ringraziamo per averci accompagnato fino ad ora e ti auguriamo un cammino di consapevolezza ricco di scoperte e realizzazioni. Che la tua consapevolezza sia una guida per tutto il tuo percorso. Se desideri vedere altri contenuti simili, clicca sull'immagine che trovi alla fine del video. Ricordati di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornata o aggiornato. Siamo felici di averti con noi. Buona vita da crescita personale e finanziaria.